immaginaria, perché noi, ciascuno di noi vive una vita, può piacere o non può piacere, però i libri ti consentono con la mente di vivere altre vite, cioè di aprire in te stesso altri spazi, immaginare tantissimo, e questo è molto bello. E in assoluto qual è il valore del salone? Beh, una grande vetrina del libro in Europa, tra l'altro la lingua prescelta è il tedesco, perché noi poi saremo nazione di onore al Salone del Libro di Francoforte, quindi per me è un grandissimo valore. Grazie. È importante perché io ritengo che il libro sia uno strumento essenziale per la formazione dei giovani, l'ho sostenuto anche a Bruxelles nel Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, trovando fra l'altro un ampio consenso, e vedo che molti paesi europei stanno incoraggiando, se non addirittura obbligando all'utilizzo del libro nelle scuole primarie, perché il libro invita al pensiero profondo, invita ad un confronto con l'autore, favorisce la fantasia, a differenza invece del grande mare, del grande oceano di internet, e quindi da questo punto di vista credo che il contatto con il libro, che fra l'altro stimola, se ci pensate bene, anche quattro sensi, perché c'è il tatto, c'è ovviamente la vista, c'è l'udito quando si stropicciano le pagine e si piegano e si passa alla pagina successiva, ma c'è anche l'olfatto, se ci pensate, perché i libri hanno un profumo meraviglioso. E quindi tutto questo per un bambino credo che abbia un'importanza straordinaria. Grazie.